Ciao a tutti ragazzi, spariamoci un'altra partitozza Bullet Force e questa volta andiamo col gioco delle armi. Ok ragazzi, allora andiamo a farci subito una bella partitozza multigiocatori a gioco delle armi. L'ho provata, me l'avete consigliato voi nei commenti, l'ho provata ed è veramente stupefacente questa modalità di gioco e andremo a farcela subito, così vediamo innanzitutto di provare un pochettino di armi. Allora, innanzitutto questa mappa non l'ho ancora mai fatta, quindi siamo subito in una nuova mappa, bellissimo. Ok, ci siamo sparati il primo e anche il secondo. Ok, vieni qua, vieni qua. Altra uccisione ragazzi, siamo a 3 uccisioni. Andiamo avanti, bellissimo questa mappa, bella degli uffici. Uccisione, cambiamo arma nuovamente. Allora, controlliamo bene la situazione. Dobbiamo stare attenti dappertutto perché qui è pieno di nemici ragazzi. Altra uccisione. Dove sei? Dove sei? Lo so che sei qua. Lo so che sei qua, lo so che sei qua. Mi hanno appena seccato. Comunque siamo a 5 al momento. Dobbiamo arrivare a 32, che è il livello massimo. Andiamo a disabilitare la mappa dei nostri nemici. Almeno mi sembra di aver capito che funzioni così. Vediamo, eh. Dove sei finito? Dove cacchio ti sei imboscato? Eccolo qui, ragazzi. Ah, si sta facendo un pisolino. Ok, andiamo avanti. Niente paura, niente paura. Bellissima questa mappa, stupendo, bello giocare dentro degli spazi chiusi come questi. Ok, allora andiamo a caccia ragazzi. Qui abbiamo un bel fucilone da cecchino, sarà un po' difficile utilizzarlo in questi spazi chiusi. Comunque, ci proviamo lo stesso. Andiamo a caccia del nostro nemico ragazzi. Torniamo qui. Chiaramente. Eccolo, 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 seguiamolo, seguiamolo. Dove cacchio è finito? Vieni qua, ammazza come corre. Proviamoci. No, me lo sono lasciato sfuggire ragazzi. Devo essere un po' più veloce per fare, per utilizzare questo fucile da cecchino. Un po' difficile dentro questi spazi chiusi utilizzare velocemente quest'arma. Comunque ci daremo da fare e ci impegneremo il più possibile per provare più armi possibile in questa partitozza ragazzi. Ok, siamo a 6 e al momento il nostro nemico ci ha superato. Vediamo chi è che ci ha sparato qua. Siamo in mezzo agli armadietti. Torniamo indietro, andiamo dall'altro lato. Vediamo se c'è qualcuno che compare da queste parti. Bellissimo. Sinceramente ragazzi l'avevo sottovalutato questo gioco. È veramente carino. Oppala, oppala, oppala. Ma non è un fucile da cecchino, cacchio ragazzi. Ho detto una gran cavolata, non avevo neanche ancora provato a sparare. Abbiamo un mirino veramente molto, molto, molto zoomato. Però alla fine ci permette di sparare. No, è un fucile da cecchino, che cacchio dico? Boh, vabbè, non ci ho capito tanto. Comunque, andiamo avanti. L'abbiamo seccato il primo. E preferisco armi d'assalto piuttosto che questa comunque. Come ben sapete, ormai dovreste conoscere già un po' i miei gusti. No! Dai, che ce la facciamo. Ok, si cambia arma, ragazzi. Oh no, ci hanno seccato con una pistola. Ci torniamo. Siamo con una FAMAS. E che FAMAS, ragazzi. Eccolo, eccolo, eccolo. Vieni qua, dove scappi? Cambiamo arma, siamo di pistola questa volta e ci secchiamo. No, di coltello, ci stavo provando di coltello questa volta, non ci siamo riusciti. Comunque siamo a 10 uccisioni, il nostro avversario è a 13 uccisioni che si sta comunque facendo strada abbastanza velocemente. Chi è che t'ha ammazzato? Vediamo chi è. Oppala, 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 coltello, 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 proviamoci, di coltello, proviamoci. Non ho ancora capito bene come si fa di coltello, comunque devo ingrandire come dai vostri commenti mi avete consigliato ancora l'icona del coltello, la devo ancora ingrandire, a dire la verità. Adesso lo andremo a fare nelle prossime partite. Ok, allora, eccoti, eccoti, questo quando mi ricapita. Ok, potevo spararlo di potevo ammazzarlo di coltello, ma ho voluto fare l'uccisione con l'arma per cercare di cambiarla, anche perché di pistola. Oppala! Di fronte a noi, sorpresa, come per magia. Eccolo, nuovamente di pistola, torniamo in campo. Torniamo in campo, raga. Oppa! Uccisione e finalmente si cambia. Cambiamo arma. Chi è che ci spara da dietro? Senza avvisarci, siamo a 12 uccisioni. Il nostro avversario più potente è a 16 uccisioni. 17 ragazzi. Diamoci da fare, diamoci da fare.
non scappare, non scappare. Dietro di noi, attenzione, dietro di noi ce n'è un altro. E ci ha sparato, da dietro. Senza darci il tempo di cambiare stanza. Comunque, torniamo nella zona. Allora, vediamo dove siete. Dove siete, dove siete. Torniamo qui dentro, raga. Ok. Ecco dove sono. Uccisione. No, di fianco a me. Di fianco a me. Non... ucciso. Non ce l'ha fatta contro di noi questa volta. Anche questo no, non ce l'abbiamo fatta. Per pochissimo, siamo a 13 uccisioni. 18, il nostro avversario sta continuando ad avanzare, ma noi non ci spaventiamo, andiamo avanti senza tregua in mezzo a questi armadietti. Cambiamo strada, andiamo di qua. Ok, controlliamo bene la mappa, c'è qualcuno da queste parti. Ok. No, dove scappi? Dove scappi? Dove andare via? Non andare via, carica l'arma. Carica l'arma, muoviti. Cacchio, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Da dietro ci sparano. Mentre se eravamo lì che ci stavamo divertendo, arriva il terzo incomodo che subito vuole partecipare al nostro gioco. Ma noi adesso lo andiamo a cercare, ragazzi, e gli diamo il suo avere. Dietro di noi, eccolo che sta arrivando. Eccolo che sta arrivando, eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo, e ce lo secchiamo. Ce lo secchiamo, carichiamo l'arma. Un altro! No! Ecco, non ho fatto in tempo a caricare l'arma. Quest'arma è stata un po' lenta nel caricamento. Torniamo nuovamente. C'è qualche lag in giro, avete notato? Le macchie di sangue come si appiccicano, come se fossero degli adesivi proprio. Ok, torniamo di qua. Eccolo. Dove cacchio è sparito? Dove sei sparito, Ciccio? Uccisione. E si cambia arma nuovamente. Bella questa. Questa qui l'ho già provata. Bam! Una bella suppostina. Te la sei beccata, Ciccio. Ok, forse c'è qualcuno che sta sbucando di qua di nuovo. Vediamo, aspettiamolo. Troppo vicino. Ho schivato il colpo. Ho colpito il muro. Non ho colpito l'avversario. Comunque, divertiamo. Bella questa, bella, bella. Si cambia di nuovo, ragazzi. Siamo di nuovo di pistola. Questa volta però questa qui dovrebbe essere una semiautomatica, se non sbaglio, che hanno delle raffiche, se non sbaglio. No, non è quella che pensavo io. Inseguiamo il nemico. Eccolo, eccolo. Di fronte a noi che ci prova con il suo bazooka. Poveretto, gli è capitato il bazooka. Non è facile con quello. Gli è capitato anche a me la scorsa partita. No, dai, non rimanere fermo. Oh, mi ha fregato. Sapete cosa mi ha fregato? Il fatto che... e il nostro avversario avesse la pistola, l'arma puntata verso il basso, invece ci sparava lo stesso purtroppo. Cambiamo arma nuovamente e vediamo. Oppala, eccolo, eccolo. Ciao Ciccio, come stai? Tutto bene? Andiamo di drone, ragazzi. Devo capire bene ancora cosa servono. Adesso andremo a leggere bene. Le porte non si aprono, eh? Ok, devo andare a leggere bene anche con quante kill innanzitutto si attivano queste cose qua e di specifico a cosa servono. Allora, il secondo mi sembra di aver capito che serve per disattivare... no, non caricare l'arma in questo momento. Ti ho lasciato... oppala, senza parole! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! E ce la facciamo un'altra volta, però ci hanno ammazzato da sinistra! Con un cecchino, ok, MPX, bella quest'arma, cacchio ragazzi, questa qui è veramente bella, siamo a 23-25, ci mancano due punti per essere in pareggio con il nostro avversario più potente in questo momento. Diamoci da fare, ragazzi, perché siamo in battaglia per prenderci il primo posto. Ehi, non stare troppo tempo al cesso, potresti sentirti male, lo sai? Ok, andiamo di bazooka. Questa volta siamo noi gli sfigati col bazooka. Non sarà facile, ragazzi. Controlliamo bene la mappa. Ci sono dei puntini ovunque. Vediamo se c'è qualcuno che sbuca da queste parti. Dietro di me. Dietro di me. Bazookata. Ci proviamo. Lui vuole provarci di coltello. Noi di bazooka. E gli l'abbiamo spalancato nella gola. Questo bel cipollino proprio. Bellissimo. Voleva ammazzarmi di coltello lui. Non hai capito. No, no, questa volta mi fanno secco però. Facciamo un po' il pattinaggio. Proviamo a pattinare un pochettino. Proviamoci, ragazzi, non ce la facciamo questa volta. Troppo lento a caricare il bazooka, raga. Comunque, riproviamoci. Ah, cacchio, siamo di nuovo di bazooka. E quando cacchio ce lo levano sto coso? Porca miseria. Bam, no, no, cacchio. Eccolo, col butterfly.
coltello butterfly, bellissimo. C'è qualcuno? C'è nessuno? No, l'abbiamo preso anche quest'altro. Siamo aggiudicati un terzo posto questa volta, ragazzi. Ci siamo divertiti veramente tanto. Abbiamo fatto 27 uccisioni, siamo morti 17 volte. Comunque sia, ci siamo divertiti. Ci stiamo cominciando a riscaldare con questo gioco. Comincia a piacermi. E niente, ragazzi, ricordatevi, ragazzi, spolliciate, manteniamo attiva questa serie e portiamo più gameplay possibile su questo gioco che comincia veramente a piacermi. Mi sto divertendo. Grazie a tutti, ragazzi, del vostro ascolto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.